Cari amici, bentornati in questa nuova puntata del Trio dei Nerd. Prima di cominciare a parlare dell'argomento di questa puntata, di uno special, poi tra l'altro non è una puntata regolare, abbiamo fatto solo special praticamente, ma comunque, prima di parlare dell'argomento di questo special, che come avete già visto è ovviamente il Wii U, vorrei fare una brevissimissima introduzione spiegando un pochino cosa è successo. Allora, il Trio dei Nerd, come tutto il resto di ciò che ha pubblicato sul mio canale, si è un pochino perso a causa del terremoto. Ho perso per colpa del terremoto i contatti con gli altri due membri del Trio dei Nerd, anche se Van Artic, comunque in verità l'ho sentito, non è più interessato più di tanto a fare questo podcast, nel senso che comunque anche prima lo faceva un pochino perché gliel'avevo chiesto, non tanto perché lo volesse effettivamente fare. Axlicon ho perso completamente i contatti, nel senso che su Skype non lo becco mai, io ce l'avevo solo su Skype. Se per caso mi stai ascoltando di qualcosa, fammi un fischio, mandami un messaggio qui su YouTube o dove cazzo vuoi. Comunque, a parte questo piccolo messaggio ad Axlicon, sto cercando un altro membro o due. Quindi se qualcuno è interessato a fare il podcast, cosa facciamo nel podcast? Comunque si parla semplicemente di videogiochi, non è nulla di impegnativo. L'unico requisito è conoscere di videogiochi, quindi tutto il resto si può fare senza troppi problemi. Mi mandi un messaggio qui su YouTube o sulla pagina Facebook ufficiale dell'angolo del gameplay, mi scriva un post, mi scriva un commento, insomma. Se è interessato a fare questo podcast, basta chiedere, insomma, ci mettiamo un pochino d'accordo, facciamo una chiacchierata e poi vediamo. Passiamo però adesso finalmente all'argomento della puntata, ossia il Wii U. Wii U, la nuova console Nintendo, come la conoscete tutti, credo. Volevo fare questo video per fare un pochino di riflessioni su questa console, più che sulla console, su qualche cosa che Nintendo ha sbagliato, a mio avviso, e dire un pochino cosa ne penso, insomma, nulla di speciale, nulla di particolare, solo appunto per fare vedere che il Trio dei Nerd mi interessa ancora farlo, e quindi parliamone un po' di questo Wii U. Comincio subito dicendo che il Wii U a me interessava moltissimo. Non l'avrei comunque mai preso al lancio, perché per prendere una console di solito aspetto almeno un annetto, anche per evitare tagli di prezzo assurdi come è successo con 3DS, che è passato da 300 rotti euro alla metà, e infatti 3DS l'ho preso solamente ora. Però era una console che mi interessava veramente tantissimo, nonostante ciò sono rimasto molto deluso da questo lancio del Wii U, perché molte cose non erano state annunciate, eccetera, però insomma ha più magagne del previsto, a mio avviso. Parliamo un pochino delle vendite del Wii U, tanto per cominciare. Sold out in Nord America, 400.000 copie vendute subito, è andato in sold out. In Europa sold out più o meno ovunque, credo la versione Zombie U e la Premium, quella base c'è un po' dappertutto perché nessuno se la incura, suppongo. Vendite che zoppicano un po' in Europa, perché soprattutto per via del fatto che i giochi non vendono più di tanto, ma è anche normale, nel senso che penso che a chiunque interessasse il Wii U abbia comprato la versione Zombie U Pack, o comunque abbia comprato Wii U con New Super Mario Bros. E poi basta, voglio dire, non è che ci sia altro da comprare in sto lancio effettivamente. Visto che ne ho citati, parliamo subito dei giochi Zombie U, parliamo insomma un po' per sentito dire, perché io non l'ho provati, quindi non do un giudizio sui giochi su questo punto di vista. Però Zombie U sembra un gioco hardcore ben fatto, molto bello, e stessa cosa per New Super Mario Bros. Quindi dal lato giochi pare molto positivo questo Wii U. I problemi nascono dal lato hardware e dal lato software, dove mi soffermo un po' di più, anche se questa puntata è abbastanza breve. Partiamo subito dalle magagne tecniche. Si sapeva che il Wii U non aveva un hardware potente, penso lo immaginassimo tutti, però sembra ancora meno potente del previsto, nel senso che sembra veramente poco più potente di queste delle attuali console 360 e PlayStation 3. Allora, dal mio punto di vista non è un problema, nel senso che io della grafica me ne sbatto altamente i coglioni. Però, secondo me, qui Nintendo, con
poca spesa in più avrebbe potuto fare di meglio, anche perché dopo con l'uscita della prossima Xbox e della PlayStation c'è il rischio che Wii U, se non vende bene, faccia veramente una fine grama, anche perché abbiamo già visto che nonostante il Wii avesse venduto tantissimo, comunque gli sviluppatori non si sono sbattuti più di tanto perché aveva un attack rate penoso. Cos'è l'attack rate? È il numero di giochi venduti per ogni console. Era penoso perché ovviamente il Wii si basava principalmente per le vendite della console sui casual, e i casual comprano quell'uno o due giochi e poi basta, e quindi è ovvio che non ti puoi aspettare un attack rate come quello 360, che a un certo punto mi pare fosse tipo 7 giochi per console, che è veramente alto. Detto questo, quindi se il Wii U non dovesse vendere molto bene, anche se per il momento sembra stia vendicchiando benino, se non dovesse vendere bene, rischia all'uscita delle prossime console di trovarsi veramente veramente messo male, anche se non è assolutamente detto che le prossime console Sony e Microsoft siano effettivamente molto più potenti dell'attuale generazione. Però è una possibilità, secondo me Nintendo avrebbe fatto bene a investire un po' di più, intanto mettendo un pochino più di RAM. Hanno messo 2 GB di RAM, quando oggettivamente RAM tra l'altro pare molto lenta, quindi oggettivamente si poteva fare di più, voglio dire, la RAM al giorno d'oggi te la tirano dietro. Poi è ovvio che in fase dopo di produzione, per milioni di pezzi, quei 20 euro in più, per dire, di RAM, diventano milioni e milioni di spese in più. Però ti avrebbero garantito anche dopo un certo ritorno diverso, a mio avviso, insomma. Anche la CPU sembra molto molto lenta. È un problema in parte anche questo, nel senso che bisogna vedere esattamente come sarà la GPU. Comunque non ci sono ancora dati specifici. Però anche questa CPU molto lenta presenterà dei problemi probabilmente in futuro. Anche qui veramente sarebbero bastati davvero pochi euro per scegliere una cosa più performante. Loro non l'hanno voluto fare, io credo che sia perché effettivamente il pad gli costava di più del previsto. Anche se mi sembra assurdo, perché andiamo adesso a parlare appunto del pad, ha uno schermo con una risoluzione relativamente bassa, ha uno schermo con un touch resistivo e non capacitivo come tutti gli smartphone al giorno d'oggi. Quindi alla fine anche lì la spesa non è che sia eccessiva. Certo, c'è da contare il fatto che comunque lo streaming sia sul pad che sulla TV è una cosa nuova, una tecnologia parzialmente nuova, o comunque se non è nuova, è un insieme di tecnologie mai fatte fino ad ora, e ci sta che abbia una spesa relativamente elevata. Però a mio avviso è un po' assurdo, anche considerando il prezzo a cui viene venduto questo Wii U, che non è certamente un prezzo competitivo visto quello che offre in questo momento. Però alla fine Nintendo ha fatto questa scelta che secondo me la pagherà. Nel senso, no, non che Nintendo pagherà la scelta, ma è una scelta che pagherà a Nintendo. Nel caso, come effettivamente penso, Xbox e PlayStation non facciano un salto esagerato. Ma se per caso Microsoft, che comunque ha soldi da buttare, decida di fare un salto enorme, come tra Xbox e 360, allora per Nintendo potrebbe essere pericolosa la questione, perché se Xbox si riesce ad accaparrare i casual con il Kinect e offre anche un hardware molto potente in cui gli sviluppatori possono prosperare e quindi avere esclusive volontarie o meno, ma molte esclusive, rischia di Nintendo di perdere anche una fetta di pubblico importante, degli hardcore, anche se sappiamo che gli hardcore non sono quelli che fanno guadagnare soldi. Però se non hai casual, non hai gli hardcore, hai fan Nintendo che non ti tirano avanti una generazione, cioè ti tirano avanti, però è un'occasione un po' persa secondo me questo Wii U. Comunque vedremo. E ora cominciamo invece a parlare degli errori madornali che ha fatto Nintendo, madornali. Sembra che questa console sia stata lanciata in fretta e furia, senza motivo, nel senso che avevano tutto il tempo di prepararla, visto che il Wii vendeva veramente tanto, eccetera. Hanno deciso di lanciarla evidentemente in fretta e furia, perché altrimenti non si spiegano questi problemi. E il sistema operativo, tanto per dirne uno, il sistema operativo è un sistema operativo lentissimo.
ci mette veramente un sacco di tempo a caricare tutto, a caricare le applicazioni, anche solo per andare nelle opzioni ci vogliono 15-20 secondi. È assurdo, a mio avviso, per un hardware. È vero che noi siamo abituati bene oggi con gli smartphone, eccetera, ma è assurdo impiegare quasi mezzo minuto o mezzo minuto in alcuni casi per aprire una semplicissima applicazione come può essere YouTube o come può essere appunto anche solo le opzioni della macchina. È assurdo. E oltre a questa lentezza, anche una pesantezza esagerata perché il software prende un intero gigabyte di RAM su due, quindi mi azzoppa a metà la console e non ha motivo di essere così, perché comunque è lento, ma al tempo stesso assorbe tanto, cioè sono due cose negative che non dovrebbero andare di pari passo, perché o assorbe tanto posto ed è veloce, o assorbe poco posto e allora ci può anche quasi stare che sia lento. Ovviamente comunque questo è un problema di ottimizzazione che Nintendo sicuramente metterà a posto in corso d'opera, però hai avuto tutto il tempo per preparare questo sistema operativo. Cosa hai fatto in questo momento, in questo periodo? Che cosa hai fatto? Ti sei grattato i marroni, perché è venuto male in tutto, ti sei grattato evidentemente i marroni. La memoria interna, un altro problema che un pochino mi dà fastidio. 32 GB è il massimo di memoria interna fino ad ora, e 32 GB, guardiamoci in faccia. Cosa te ne fai al giorno d'oggi? E io basta solo che scarichi due giochi e cioè è finita la faccenda, è già finito il posto. È vero che puoi attaccare all'esterno un porca puttana, un hard disk qualunque, fondamentalmente l'importante è che sia anche questa cosa qui, l'importante è che sia alimentato esternamente, quindi che sia attaccato alla presa di corrente l'hard disk, perché sennò dà problemi. Però puoi attaccare qualsiasi hard disk esterno, ma scusa. Tra l'altro l'hard disk, perché però mi pare di aver sentito che deve essere dopo interamente dedicato al Wii U, perché l'ho formatta a modo suo, quindi non è che puoi usarlo anche per altre cose. Perché io devo sbattermi i marroni a prendere un hard disk esterno? E poi dopo, perché tu hai messo dentro 32 GB, tra l'altro saranno 7, saranno occupati dal sistema operativo o comunque da dati di sistema. Io sono basito, anche qui non costava molto alla fine della fiera mettere un hard disk da 100 GB, voglio dire, te li tirano indietro al giorno d'oggi da consumatore. Tu figurati da Nintendo, da produttore di hardware, quanto ti può costare un hard disk da 100 GB? È una console fatta interamente a risparmio. Ed è una cosa molto triste, a mio avviso, perché evidentemente questa ricerca e sviluppo è costata veramente tanto a Nintendo per capire come fare lo streaming tra console e pad, oppure il pad costa davvero così tanto, perché altrimenti non mi spiego, non mi spiego la faccenda. Il pad che tra l'altro fa cagare, è brutto dirlo così, ma fa cagare perché ha un touch capacitivo, resistivo, scusate, che è un po' triste nel 2012, anche i cellulari di fascia più cessa hanno un touch capacitivo oramai, e tra l'altro a questo ci si aggiunge comunque una durata della batteria bassissima, che si parla di 2, 3, 4 ore, e tempi di ricarica lunghissimi, cioè di 2 ore per caricare il pad. Mi dura 4 ore sto pad di merda e poi lo devo caricare per 2 ore di fila. Insomma, c'è qualcosa che non va. Ovviamente la cosa più interessante, tra l'altro, di questo pad era la possibilità di giocare magari un po' lontani dalla TV. Molti hanno pensato, così ci gioco al cesso. Un cazzo, perché la portata del pad è bassissima, cambiando stanza non va assolutamente più. E quindi anche questo qui è un altro problema che si va un pochino a sommare a tutti gli altri. Inoltre c'è un altro piccolo difetto, fatto proprio una di quelle cazzate che evidentemente non l'hanno neanche provata la console, perché la gamma dei colori è limitata rispetto alle altre console, a qualsiasi altro dispositivo con uscita HDMI, quindi hanno una gamma di colori HDMI molto limitata, diciamo. Qual è il problema che causa questo?
sinceramente non lo so, però so cosa causa questo problema, volevo poi dire, porca puttana, è che comunque le immagini sono molto sbiadite, quasi slavate. Basta cercare un qualsiasi confronto, per esempio, tra Assassin's Creed tra Wii U e qualsiasi altra console di questa generazione per notare che i colori sono sbiaditi. Basta andare su Digital Foundry e cercate qualche compression e vedete che sicuramente noterete la differenza. È una cosa che è molto triste anche questa, perché ci voleva veramente poco a metterla a posto, ancora non è stata aggiustata. Io mi aspettavo sinceramente una patch in giro di una settimana, invece un cazzo. A tutto questo per noi europei si va aggiungere un'altra cazzata di quelle che questa veramente non me la giustifico più di tanto. I contenuti maturi sono scaricabili solamente dalle 22 fino alle 4 di notte, una roba così. Perché? Perché Nintendo of Europe ha sede in Germania, e in Germania c'è evidentemente questa, adesso non ho letto esattamente, però in Germania c'è questa limitazione. Ora la mia domanda è, e quindi? Perché io che abito, per dire, in Cucuzzonia, devo sorbirmi le leggi della Germania? Cioè il Terzo Reich è caduto da un po'. Non è che noi dobbiamo fare quello che fa la Germania. Evidentemente, se in Germania c'è questo problema, in Germania venderai contenuti maturi in questa fascia oraria. E nel resto dell'Europa li venderai tutto il giorno. Non mi sembra così difficile da fare una semplice distinzione di marketplace. Cioè, sono quelle cose che veramente fanno cascare le palle per terra. Voglio dire, che cazzo mi significa che se io per esempio un giorno esce Bayonetta, me lo voglio scaricare, posso scaricarlo solo alle 10 di sera. E se io faccio il guardiano notturno alle 10 sono via da casa, cioè, ma che cazzo di discorso è? Che è una cosa completamente senza senso. È una cosa completamente senza senso, veramente è una cosa di quelle che mi fanno girare le palle. Perché non ha nessun motivo di esistere, a parte la loro stupidità. Secondo me, tirando un pochino le somme, alla fine questo lancio del Wii U è un mezzo scandalo. È un mezzo scandalo, ma non perché il Wii U in sé faccia schifo. È perché sembra che tutto sia stato fatto di corsa, in fretta, quasi senza pensarci. Non credo che Nintendo abbia fatto un buon lavoro. Anzi, sono convinto che Nintendo avrebbe potuto fare molto di più. E sono convinto che Wii U farà molto di più con futuri aggiornamenti e restyling. Però, io ora mi chiedo, ha senso lanciare una console in queste condizioni? Sì, è vero che così è uscita un anno prima delle concorrenti, comunque si crea una piccola base installata di vantaggio. Però, se poi tu lanci la console e si vengono fuori una valanga di commenti negativi, non lo so. Non so cosa dire, fatto sta che comunque Nintendo, secondo me, ha completamente cannato il lancio del Wii U. Per quanto riguarda, se non altro, software e cazzate varie, perché alla fine sono cazzate, come anche la durata del pad. Ma te ne rendi conto che se dura 3 ore non va bene, porca puttana? Prima di lanciare la console, cerca una soluzione a questo, invece di stare lì a fare cagate, come non lo so, come io, Iwata che mangia una banana. Vabbè, però, tra l'altro, il fatto del lancio affrettato è abbastanza confermato, a mio avviso, dal fatto che tutti i porting sono stati fatti in poche settimane, perché i dev kit sono arrivati tardi, quindi è ovvio che il lancio è stato fatto così a cazzo. Secondo me è stato fatto proprio a cazzo. Poi, ovviamente, detto questo, ciò che conta di una console alla fine della fiera sono i giochi. Zombie U sembra un bel gioco. New Super Mario Bros. U sembra un grande Super Mario. Alla fine tutto il resto sono chiacchiere. Cioè,
è un mio parere personale che ho voluto fare sull'hardware del Wii U, eccetera. Io sono convinto che da qui a un anno tutti questi problemi non esisteranno più, soprattutto quelli che riguardano il software, ma anche quelli che riguardano la durata della batteria, perché è ovvio che al prossimo restyling la batteria durerà di più. Però non riesco a dare una spiegazione effettivamente logica a come mai Nintendo in questi anni si sia così tanto rincoglionita effettivamente, perché è veramente un rincoglionimento totale. Io spero che Nintendo si rinsavisca, perché i giochi Nintendo io alzo le mani e non li tocco neanche, perché sono veramente giochi strepitosi. Però già ha avuto parecchi problemi con il 3DS. Anche lì ci sarebbe tanto da insultarla per il 3DS come console, però alla fine non hai neanche la forza di insultarla quando fa certe cose, come quella dei contenuti vietati ai minori dalle 10 in poi. È una di quelle cose, che cazzo vuol dire? Tu mi controlli l'età di chi registra la console? Benissimo. Ha una carta di credito con cui acquistare? Benissimo. La carta di credito ovviamente ce la puoi avere se sei maggiorenne, non è vero? Sì, è vero, perché anche le carte prepagate comunque le puoi fare da maggiorenne. Tu dici, ma se io ho 15 anni la faccio fare da mia mamma, poi lo uso io, ma fai quello che cazzo vuoi. Però comunque tu dopo sei registrato come maggiorenne. Quindi che cazzo mi vuol dire? Me queste cose tipo censura, cose così, mi fanno girare il cazzo. Ognuno deve essere libero di acquistare quello che vuole quando vuole, ma che cazzo vuol dire fino alle 10? Una cosa completamente senza senso. Giudizio di questo lancio di Wii U finale: Nintendo vaffanculo, vaffanculo, perché io per questa console ero veramente hypato a mille quando hanno annunciato Bayonetta, mi sono bagnata tutta. Però giochi a parte, sembra un mezzo disastro. Ripeto, alla fine quello che conta nella console sono i giochi, quindi se i giochi sono belli, tanto basta. Però anche il resto non è che lo puoi proprio buttare nel cesso oggi come oggi. Quindi alla fine io consiglierei di aspettare a comprare Wii U, anche perché comprarlo adesso non ha senso. Consiglierei di aspettare il taglio di prezzo e il restyling. È il taglio di prezzo che, mio avviso, arriverà in concomitanza con l'uscita delle prossime console, quindi da qui a un anno. Il restyling forse anche da qui a un anno e mezzo. Vediamo, aspettiamo se non altro che i prezzi calino un po', poi dopo il Wii U comunque rimane una console, a mio avviso, bella, per i giochi che ha. E per i giochi che avrà, perché, più che altro, perché è uno Zelda in alta definizione, mi sono già bagnato tutta solo a pensarlo. Detto questo, ragazzi, non so che cazzo dirvi. Avete visto anche voi che questa puntata del Trio dei Nerd fa veramente cagare senza nessuno che mi risponde. Quindi, se qualcuno di voi vuole partecipare per dire la sua su vari temi videoludici, mi raccomando, mandatemi un messaggio oppure pubblicate direttamente un video in risposta, perché no? Intanto grazie per essere stati con me. Arrivederci. E dai, Nintendo, ripigliati, cazzo, ripigliati.